Welcome everybody. This is Lidia Salvaggio, and you are in the 9th live of 30 days challenge. The aim of this challenge is really to give a contribution about the conversation we are having around disease. So instead of being scared of getting a disease, our aim is to boost our immune system in a way that if you get a disease, you have mild symptoms, or you don't get a disease at all. In a moment, I'm going to introduce you to Nick Brandon and an Alexander Technique teacher. I'm going to speak in Italian and I'll come back to you. So welcome everybody, ciao tutti, I said speak in Italian, I speak in English. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Sono Lidia Salvaggio e questa è la nona diretta di 30 dirette. Lo scopo di queste dirette è proprio quello di dare un contributo alla conversazione che c'è in questo momento sulla malattia. Quindi invece di aver paura a contrarre una malattia, lo scopo è quello di irrobustire il tuo sistema immunitario, in modo che se ti ammali i sintomi sono lievi oppure non ti ammali affatto. E lo scopo è proprio l'impegno che ho, è che dopo ogni diretta voi avete degli strumenti da utilizzare per poter veramente irrobustire il vostro sistema immunitario. Ci sono 30 operatori diversi, quindi sicuramente vi riconoscerete in ognuno di loro. Oggi c'è Nick Brandon, un insegnante di una tecnica che si chiama Alexander Technique, e in un momento ve lo presento. So, parlo in inglese e poi ritorno da voi. So thank you so much for being here. My commitment is really that everyone of you live this live or any live with a tool that you can use daily to really boost your immune system. So here we are. I'll introduce you to Nick. Nick is an Alexander Technique teacher with over 2 decades of experience and a spoken person for the Society of Teachers of the Alexander Technique. Nick ha l'esperienza per più di 20 anni ed è molto riconosciuto nella società di insegnanti per le tecniche Alexander. Welcome Nick, benvenuto! Thank you, Lydia. Thank you for having me on your 30 day challenge, and I really appreciate that you invited me to come speak and to share my experience. I've been working for 2.5 decades helping people that are typically in some sort of back pain, neck pain, shoulder tension. Quello che Nick sta dicendo, mi ha detto grazie per avermi invitato, e sì, ho da più di 20 anni che lavoro in questo campo e lavoro spesso con persone che hanno dolori alla schiena o del collo o delle spalle. Bene, ok, so, you know, what is this Alexander Technique first? Che cosa sono queste tecniche? So the Alexander Technique, I'm going to show some slides in a minute, some pictures, but the Alexander Technique is established in the performing arts. The developer was a Shakespearean actor, and he had all these problems and tension that he was holding in his body. Tension in the neck, tension in the shoulders. He used his body in a funny way, which affected his performance. It affected his activities, and most of them were hidden from his view. He couldn't see them. Our habits are so close to us, we can't actually see our habits. We're good at seeing everyone else's habits, but not so much our own habits. Sì, è una tecnica appunto che dice che è molto riconosciuta anche nel mondo dello spettacolo, ed è proprio questa tensione che normalmente abbiamo nel collo, nelle spalle, e questa tecnica ci aiuta proprio a rilasciare queste tensioni. And you know what is the funny bit, Nick? That right now while you're talking, I'm very aware of my neck and my shoulders, like, oh, is he okay? Like, I have attention, you know? So I'm already aware, just talking about it, I start to be aware of my neck and shoulder. Like, soltanto parlandone in questo momento sono più consapevole delle mie spalle, il collo, e sento la tensione nel collo, quindi è forte. Yeah. Awareness is the key. Once we're aware, we're halfway there to changing our habits. We have some influence over our habits. So rather than our habits choosing us, we can have a little bit more choice over our habits. E la parte più importante è proprio di essere consapevoli, perché nel momento in cui sei consapevoli puoi quindi apportare delle modifiche e cambiare un'abitudine che magari è scorretta. Yeah. So today I've got 3 intentions
and outcomes, the first intention, whoever's watching, wherever you are, whoever you are, I welcome you and I thank you for watching. The first intention is that I share something that's interesting that you feel could be valuable. The second intention is that you come away with something that you could practice and something that you could start to use in your daily life that would really make a difference to you. And the third intention is you want to explore more about what the Alexander Technique is. It's used worldwide. Tens of thousands of people have basically used the technique to help them to move with more poise and more presence and more lightness and ease. So first intention. Sorry, what did you say, Nick? First intention is they create some values, that they're interested. Second intention is they take away something that's useful that they can practice and implement. And the third intention is they want to find out more about the Alexander Technique. So io ho tre intenzioni con oggi. La prima è che sia di valore per voi questa presentazione. La seconda è che comunque sia potete poi usare delle tecniche una volta completata questa diretta, che avete delle tecniche che potete usare immediatamente. E la terza intenzione è che abbiate un interesse nel confronto di queste Alexander Technique e che quindi possiate anche informarvi su questo tipo di tecnica. Ok, so let's go with the show us. I'm just going to share my screen and just give you a little bit more background about the Alexander Technique and who was the developer. So I'm just going to share my screen. Quindi adesso Nick condividerà il suo schermo, ci fa vedere delle slide in modo che. Okay. So that's my name. So the technique's been around for 120 years. Lydia, you may want to read this. Yeah, so quindi l'educazione, I'll do in Italian. Ok, quindi l'educazione, questo tipo di educazione è stata usata per più di 120 anni e sempre di più se ne stanno scoprendo i benefici. Quindi è stata accettata dalla professione medica e da persone dell'accademia e dei scienziati e artisti. E ci sono diverse persone famose, come potete vedere, che hanno utilizzato questa tecnica, partendo da Madonna. Also, I'd just like to say, what's the most beautiful instrument in the world? The most beautiful instrument in the world is the human body. Dice, qual è lo strumento più bello? And the human voice. È la voce. That's the most beautiful instrument in the world. So that's why many performers use the Alexander Technique, because it teaches them how to tune into their instrument, how to basically care for the body. So when they're using their body, when they're performing, the body's playing it's playing really well. It's like if you have an instrument and you tune it up, it's going to play really well. The human body, the human voice, if you know how to look after it, when you go to use it, it's going to play a really good tune. Ed è per questo che molti artisti usano queste tecniche, proprio perché la usano per supportarli nella voce e in quello che fanno. Quindi che cosa sono le tecniche di Alexander? Quindi è consapevolezza, scelta e libertà. When we start creating awareness of our thoughts, our intentions, our reactions, and our movements, we have a little bit more choice. So this is about awareness and intention. One of the most powerful energies in the world is our conscious intention. Our thinking can make us well, our thinking can make us ill. Many people are having stressful thoughts at the moment, which impacts the nervous system, it impacts our mental health. So the conscious intention, the thinking, how we think affects the quality of our life, affects the quality of our health, it affects how we move. Quindi una delle prime cose è proprio la consapevolezza, perché nel momento in cui tu sei consapevole c'è questa scelta.
e quindi libertà, e la consapevolezza anche nei pensieri, la scelta di pensieri, perché ci sono dei pensieri che possono invece avere un impatto negativo sul nostro sistema immunitario, come sta succedendo in questo momento. Invece la consapevolezza è la cosa più potente, è proprio un pensiero consapevole. Most people, when they think of their body, it's like a separate entity. It's like a divided self. We live in a culture very cerebral, live in our heads and not really connected to our bodies. Molti di noi pensano che la testa, no, sia separata dal corpo. Viviamo proprio in questa società in cui siamo molto consapevoli, razionali, eccetera, ma la testa e il corpo sono collegati. Most of us don't really use our body as nature intended. When I teach people the Alexander technique, I'm not teaching them anything that you don't already know. Your body has an innate capacity to heal. It has the innate capacity and the ability to use, for us to use the body as nature intended. But most of us misuse the body. We abuse the body. So, molti di noi si prendono, cioè, se non usano il corpo per quello che è stato creato. Nel senso che lo usano troppo in maniera eccessiva, non se ne prendono cura. E quello che faccio è semplicemente stimolarti ad usare delle capacità che in realtà hai già. Quindi le scoperte del principio di Alexander, no? Quindi Alexander era questo attore australiano molto famoso che aveva proprio perso la sua voce durante una sua performance. E stava cercando al di fuori di sé la cura a questo problema. Però cosa ha fatto? Lui ha studiato se stesso e il corpo, il movimento per 7 anni e ha scoperto una verità fondamentale sulla funzione, uso, reazione dell'essere umano. Quindi ha curato se stesso e poi ha iniziato ad insegnare agli altri. E questa sua tecnica è stata proprio abbracciata da professioni mediche, da artisti, da scienziati e anche nel mondo del business. Siamo what we repeatedly do, quello che facciamo in maniera ripetuta. L'adoro questa frase di Aristotele. I love it. Most of our thinking, most of our movements, very habitual. We're like automatic pilots. What we're trying to do is be more present and mindful in the way we think and the way we act, in the way we react and the way we move. Che molto del nostro modo di pensare, di agire, è automatico. Invece lo scopo in questo momento è proprio quello di essere più consapevole dei tuoi pensieri e del modo in cui ti muovi, usi il tuo corpo. Today the popular name is called mindfulness. Sì, un nome molto popolare è la mindfulness, no? Se essere presenti, è proprio questa tecnica dell'essere presenti al momento presente. But I can be mindful, but not necessarily embodied. So like this is like an embodied mindfulness in all our activities. Posso essere alcune volte presente, però non necessariamente sono connessa al mio corpo. Invece questa tecnica è proprio quello di essere connessa a te stessa e al tuo corpo. We have 60 to 80,000 thoughts every single day. Abbiamo dai 60 agli 80,000 pensieri al giorno. Most of them are repetitive and negative. E la maggior parte sono ripetitivi e negativi. The same thoughts every single day. Il stesso pensiero tutti i giorni. We have about 28,000 breaths per day. We breathe 28,000 breaths per day. 28,000. Abbiamo 28,000 respiri al giorno, breath. And mostly we're not aware of our breath. E nella maggior parte dei casi non siamo consapevoli dei nostri respiri. Alexander was known as the breathing doctor, the person that could get you breathing and moving well and performing well. E quindi Alexander era conosciuto proprio come il dottore del respiro, che proprio ti faceva, proprio per essere più consapevole del tuo respiro e del movimento. The technique is brilliant because it can be applied to any activity. It can be applied to using a computer, it can be applied to running, it can be applied to singing,
It can be applied to sports. It can be applied to any activity, riding a bicycle, driving a car. It can be applied to anything, the Alexander technique. È una tecnica questa brillante perché può essere applicata in ogni momento, quando usi il computer, fai sport, corri, in qualsiasi attività. So when you look at children, they have that innate sense of balance and presence and curiosity. They have connected with their body. Quando vedi i bambini, loro hanno questo senso naturale di postura e di bilancio, di equilibrio. Loro sono connessi con il proprio corpo. Most of us are disconnected from nature. We need to spend more time in nature. E molti di noi sono disconnessi dalla natura. Dobbiamo spendere più tempo in natura. Nature isn't something we visit. Nature is who we are. La natura non è qualcosa che visitiamo, la natura è qualcosa che siamo. And most of us have nature deficit disorder. We're disconnected. We need to spend more time getting fresh air, getting lots of daylight, lots of vitamin D, and we need to get up out of our little environments and get connected to nature. We've got the elements of air, earth, fire, and water, and space. What one do you feel more connected to? Quindi molti di noi hanno proprio questo deficit, nel senso che non sono collegati alla natura ed è fondamentale essere collegati con la natura, quindi essere immersi nella natura per la luce, perché è sorta di vitamina D, di stimolazione per la formazione di vitamina D e quindi ci sono diversi elementi, c'è l'aria, il fuoco, la terra, l'aria e quindi è l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco ed è importante che siamo connessi a tutti questi elementi. Quindi come funziona la tecnica Alexander? Quindi è proprio per ottenere e mantenere un equilibrio ottimale in tutte le attività, per acquisire una consapevolezza e riconoscere quindi questi nostri modi di fare, che sono questi nostri abitudini, e dare proprio una direzione al corpo partendo dal cervello e quindi influenzare il nostro sistema neuromuscolare, quindi influenzare il nostro sistema muscolare partendo dal cervello. E quindi è proprio quello che è scoprirti, proprio scoprire la tua posizione naturale applicando un pensiero che è conscio e costruttivo. E questa è una bella frase di Einstein, che dice che non possiamo risolvere i nostri problemi nel stesso modo, con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Even in English, like this is, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. It's wonderful. Yes, we really need to raise our consciousness and raise our awareness and start to identify some of our thinking, our ways of being, our ways of reacting, then we have more influence, we have more choices, options and possibilities about how we respond to the ever-present changing circumstances, the stress and all that's going on in the world. How do we react to that? And there's a lot of fear at the moment out there. È molto importante aumentare la nostra consapevolezza, aumentare la consapevolezza nei nostri pensieri, di quello che facciamo, di come reagiamo al mondo. Ad esempio adesso c'è tanta paura nel mondo. Quindi com'è che funzionano le tecniche Alexandre? C'è un controllo primario alle funzioni, alla relazione tra le funzioni del collo, della testa, del collo e della schiena, ed è cruciale organizzare il resto della struttura che è molto cruciale organizzare mettere in accordo la struttura e le funzioni del corpo. Who knows how heavy the head weighs? The head is a heavy weight. Lydia, ah sì, la testa è un peso pesante. And the head is basic, the head is crucial in organizing the integrity and the alignment of the spine. When you see someone moving well, they've got this lovely alignment of the head, neck, and back. So if I'm moving well, when most people move, they're upsetting the balance of the head. The body's collapsing, the head is going out of balance,
this affects the functioning of all the organs, it affects my ability to breathe, there's compression and tension in the system, in the structure of the body. Sì, quando c'è questo mancato allineamento della testa con tutto il corpo, c'è comunque un impatto in tutte le altre parti del corpo. So one of the most important joints in the body is where the head meets the tip of the spine. You'll see it on the skeleton right here. Yeah, dice che l'articolazione più importante è dove la testa si collega alla spina dorsale. When someone is performing or doing something really well, the head is nicely balanced, spine is very fluid and free, very open and very aligned and poised. Quando c'è, le persone hanno una bella performance, se tu vedi la loro postura è dritta, con la testa è allineata alla schiena ed è tutto, si muove tutto insieme in maniera molto equilibrata. So you can see as I'm speaking, my head is poised and balanced, I'm opening the shoulders, I'm opening the body, my feet are touching the floor. E quindi quando vedi in questo momento anche io sono allineato, sono la mia testa è allineata, le spalle allineate, i miei piedi toccano il pavimento. When you look at indigenous tribes and cultures, they had this very long spine, very integral, very aligned and balanced. Sì, vedi anche le foto di questi degli indigeni e il bambino, è tutto molto allineato. We live in a culture now where we're very sort of slumped, very relaxed. Mm-hmm. Sì, viviamo in una cultura in cui siamo tutti belli, cioè tutti così rilassati e... When you're relaxed, notice what that does to your breathing, your awareness. Awareness is pulled inwards, organs are squashed, breathing can't work as efficiently. Guarda, prova ad osservarti, no? Se tu metti ti siedi così, no? Tutto così, cioè ti senti che gli organi sono schiacciati e hai difficoltà, più difficoltà a respirare. And when we feel like this, we have a culture of telling everybody's been told to suck in their core muscles, their abdominal muscles. Tighten your core, hold yourself up, because we go from slumping to thinking I need to tighten my muscles. When you see indigenous tribes and cultures, none of them are tightening their muscles to say I need to carry this heavy thing on my head. It's, they're using the body as nature intended, working with gravity. There's a natural reflex system in the body that is designed to take us up against gravity. Yeah, praticamente cosa passiamo dalla cultura, visto che siamo tutti così, no, tutti rilassati, dico no, devi spremere il, devi essere tutto dritto e schiacciare tutto, invece in realtà non è che devi schiacciare proprio niente, devi semplicemente, se tu vedi gli indigeni, non è che cercano, pongono l'attenzione in qualche parte del corpo per essere dritti, questa è semplicemente una postura naturale che usa la gravità ed è tutto quello, connettersi a qualcosa che è veramente naturale per il corpo. Sì, sì, so interesting, è molto importante. Abbiamo quasi terminato la sessione. We almost finished the session. And a characteristic of great performers is that you can see the alignment through the spine of that's Usain Bolt. You see that very good alignment. Sì, e come dicevamo prima, vedi come l'allineamento di questi, no, di questi atleti, la schiena, tutto dritto, la testa e la schiena. Again, you can see this in natural tribes and cultures. E vedi anche le culture delle, no, questi indigeni sono. So what? And again, you see this in young children, very aligned and very balanced. O bambino che è molto è allineato e in equilibrio. And I can share these slides on your Facebook page. E faccio vedere, posso far vedere poi la pagina di Facebook. Quindi com'è che funziona una lezione? Che è proprio l'insegnante ti guida, quindi c'è un processo di rieducazione e ti fa proprio concentrare ti guida verso questa esperienza attraverso le mani e le conversazioni. C'è una scoperta di questa facilità che può esserci nelle attività e nei movimenti della vita quotidiana. E diventi più consapevole di queste abitudini che hai che sono che possono provocare dannose per te e che te interferiscono con la posizione naturale e l'equilibrio. The most common cause of pain in the world is back pain. Mm. Sì, il dolore più importante è il dolore alla schiena. Where is the biggest blind spot in the body?
Qual è il più grande punto cieco nel corpo? The biggest blind spot in the body is the back. We can't see the back. Ah sì, il punto cieco è la schiena, perché mica possiamo vederla. It's the part of the body that we neglect. Ed è una parte del corpo che non, a cui non poniamo molta attenzione. So, I'm going to go into, these are some of the principles of the technique. I will leave them on the Facebook page. I'm just present to the time we have. So, lascerò queste slide sulla pagina Facebook perché sono presente alla, all'ora. So I'm just going to share a couple of practical applications, procedures that we can do. Vi faccio vedere adesso, in un momento vi faccio vedere queste, un'applicazione pratica di queste tecniche. The first one is sitting on the sit bone, so we're not sitting on the tailbone. We start to sit on the foundation of the spine. La prima parte è proprio sederti sulla, così come sta facendo vedere Nick. There's two bones underneath the base of the spine, the pelvis. Ci sono due ossa, no? Nella pelvis. Near the sit bones, yeah. When I ask most people where the hip joint is, most people map the hip joint here, and we end up bending from the back. So as a culture, we bend from the back. If we pick something off the floor or we go to sit down, we bend from the back. Normalmente noi ci pieghiamo dalla schiena, no? I'm just going to tilt my screen up. Aspetta che alzo un po' lo schermo. So we're going to do a little bit of body mapping. We've mapped the sit bones. We also want to map the hinge joint. As a culture, we don't bend and hinge from the hinge joint. So this is one of the, this is a really important joint. The head balance, where the head balance is on top of the spine, is an equally important joint. Quindi ci sono delle articolazioni che sono importanti qui dalla testa, che quando la testa si collega alla spina dorsale. When we think of the word head, we think of a head of a company. The headmaster of a school, we think of the word head, it guides, it influences, it leads, initiates. Sì, quando pensiamo alla testa, pensiamo alla guida, a qualcuno che è più in alto di noi. Yeah. So this head balance here is really, really important. The most common posture in the world is like this on the phone. Ha una delle posture un po' più comune sono appunto così, nelle, quando si guarda il telefono. It has a huge impact on the body. Un impatto enorme sul corpo. Questa very damaging for the body, just like sitting in a chair for too long. Sì, danneggia molto il corpo, così come sedersi, essere seduti sulla sedia. I'm just going to tilt my screen down. One of the most healthy functional movements you can do is a squat. A squat a day keeps the osteopath away. Questo tipo di movimento, lo squat, è uno dei, dei movimenti più importanti che puoi fare. And even sitting on the floor, nice and open, nice and free. Sitting anche like seduti sul, al, sul pavimento, no? Yeah. We spend too much time sitting in chairs. Perché spendiamo troppo tempo seduti sulle sedie. If I was to go and sit in a chair, most people will just collapse into the chair. I have this conscious intention where I can awaken the spine, neck and head. And then I can just really release in the hips. And then I can come into this ready position so you can see my spine is aligned. So if I was to go and sit into this chair, instead of collapsing down, I have the conscious intention to lengthen up. Quindi quando mi siedo sulla sedia, io ho questa coscienza, consapevolezza cosciente di allungarmi verso l'alto, poi piano piano sedermi, così come sta facendo. You can see that when I go to sit down, everything is aligned and balanced. E tutto è allineato e bilanciato. And if I carry on, this is what we call the ready position. Sports position, I could be skiing, I could be snowboarding, I could be cycling, I could be playing golf, I could be on a horse. This is like the ready position where the body is really ready and I've got the spine aligned. If I carry on bending, I go into the squat. I squat every single day. So we become more aware of our body. E questo è un tipo di posizione appunto in cui puoi fare qualsiasi cosa, è una posizione dello sport, qualsiasi cosa che fai, oppure ti puoi anche puoi andare a sedere così. I'm just going to finish off by showing you the last practice we can do. It's the most valuable practice I've learned in 25, 30 years
of how knowing how to look after my body. E questa è una delle pratiche che adesso ti condividerò con te, che è una pratica essenziale per prenderti cura del tuo corpo. You find a quiet place in space and time, and you get a little support underneath your head. Prendi un supporto che metti sotto la testa. It can be a little cushion. Un cuscino. Place your feet roughly hip width apart, and just lower your body down. This brings the spine back into alignment, so the spine is balanced, the head is supported. In questo modo puoi vedere che la colonna è supportata, cioè la testa è supportata, la colonna è dritta, il corpo è dritto. This calms down the nervous system. Questo può rallentare il sistema immunitario, il sistema nervoso. This calms down the thinking. Rallenta il pensiero. It also has the breathing become more rhythmic, more of a rhythm to the breath. E il respiro è più ritmico. Working with the ground and the gravity. Gravity is pouring down on me and helping to spread and to open and to expand my body. In questo modo lavori, usi la gravità proprio per rilassarti. I suggest you do this at least once a day for at least 10 to 15 minutes. E suggerisco di fare questo almeno una volta al giorno per 10-15 minuti. Every time you do this is like a gift to yourself. You're connecting to yourself and you're giving your body the gift of just being present and being still. E questo è proprio un dono che tu fai al tuo corpo, perché dai al tuo corpo la possibilità di essere presente e fermo. Becoming very quiet and still. Essendo proprio in silenzio e fermo. And stillness and quietness is like the food for the soul. E l'essere, fermarsi e il silenzio sono come il cibo per l'anima. There's so many wonderful benefits. C'è un beneficio in questo. Don't make the mistake of how simple this looks and how subtle and powerful this is. Non fare l'errore di pensare che sia troppo semplice, perché questo in realtà è molto semplice e molto potente. And sometimes we can add a little bit of movement at the end just to get the spine moving. We can hug the knees and do some movement, but ultimately just being very still. Poi puoi anche muovere le gambe da una parte, dall'altra, o prendere le ginocchia con le mani, però in realtà la cosa più importante è essere veramente fermati. Most of us want to develop the art of being present. The best way to become present is the body. The body is always present. Molti di noi vogliono sviluppare l'arte di essere presenti. Sviluppare l'arte di essere presente, di essere connesso al tuo corpo. Il tuo corpo è presente. And we want to come out of our heads. We spend too much time in our heads. We want to come into this amazing wisdom the body has. The amazing ability the body has to heal itself. The amazing ability the body has to strengthen the immune system, strengthen and balance the nervous system. Quindi vogliamo proprio cercare di abbandonare tutto il tempo che noi passiamo in pensieri e nella testa, invece concentrarci e essere più sul corpo e deve essere consapevole del corpo, questo corpo fenomenale che ha la capacità di guarire se stesso, ha la capacità di irrobustire il sistema immunitario e la capacità di guarire. And we want to thank our body, this attitude of gratitude for the body. We want to start to care for our bodies and be kind to our bodies, and then it will serve you reliably. E vogliamo veramente essere grati al corpo e connetterci al corpo. Bene, thank you, Nick. I'm aware we just stay a little bit longer, and this was amazing. So thank you so much for coming, and thank you for sharing your knowledge with us and your tips with us. It was my pleasure. I hope someone finds something valuable there for themselves and they can practice it and use it and become more present and connected with themselves. So, grazie Nick, grazie per aver condiviso con noi questo tempo e queste le tue conoscenze,
e Nick ha detto grazie, spero che qualcuno di voi troverà quello che ho condiviso di valore, che abbia un valore quello che ho condiviso e che lo utilizzerà. Ok, and thank you so much for all of you that you've been watching until now. Thank you, gonna see tomorrow. And grazie mille a tutti quanti, grazie per essere stati qui con noi e ci vediamo domani alla stessa ora. Thank you, Nick. Grazie, thank Nick. You. Thank you. Bye, bye.